Su questo ho letto che lei è assolutamente dalla parte di Salvini. Guardi, io considero assolutamente scandaloso il procedimento a carico di Salvini su questa vicenda. Considero scandaloso che un ministro. Considero scandaloso che un ministro venga processato per aver fatto il suo lavoro, perché segnalo sommessamente che noi parliamo di immigrati clandestini, cioè che in Italia è illegale quel genere di immigrazione, e un ministro che impedisce che si entri illegalmente in Italia venga processato o si pretenda di processarlo, quando nessuno ha mai indagato ministri che facevano apertamente favoreggiamento dell'immigrazione illegale in Italia. Io non riesco a capire. E guardi, nel merito Qui c'è da dire si questo. dice, lì c'erano le navi No, aspetti, ONG aspetti, e il Movimento 5 Stelle che ha cambiato, adesso ci no? Linea, arriviamo. dice C'è un quella è problema una di nave merito e costiera italiana. c'è un problema di merito e c'è un problema di metodo. Diciamo, ci arriviamo velocemente. A livello di merito, io dico che questa cosa non sta in piedi. Che non sta in piedi nonostante tutte le specifiche che si possono fare, che non sta in piedi tentare di indagare o di processare Salvini per il fatto di essere un, come si dice, un sequestratore di immigrati. Prima delle elezioni in Umbria c'è stata una nave che è rimasta 11 giorni al largo dei confini italiani. La Ocean Viking, che il ministro Lamorgese, al quale non mi risulta sia arrivato un avviso di garanzia, non faceva entrare nei confini italiani, sa perché? Perché si votava in Umbria. E allora gli immigrati potevano stare al largo perché il PD doveva vincere le elezioni. E nessuno ha detto una parola.